Buongiorno e bentornati all'edicola di Pinuccio. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi gli amici di Tradizionando Etnofest, che è arrivato quest'anno alla 7ª edizione ed è diventato un punto di riferimento per la cultura etnopopolare calabrese, famoso in Calabria e non solo. Si distingue dagli altri festival popolari, e qui faccio una marchetta, perché interessa, come diceva Antonino Raso prima, tutti e cinque i sensi. E come invece diceva Antonella, guarda più alle contaminazioni con le culture esterne. Quest'anno per esempio parla della cultura gypsy, in passato ha parlato di cultura africana, l'anno scorso se non mi sbaglio, ed organizza, oltre che i classici concerti, anche dei convegni, delle azioni di riqualificazione del territorio urbano, delle escursioni e molto altro di cui ora ci parleranno i nostri amici. Ve li presento: alla mia destra Antonella Pronesti, che è la vicepresidente, poi abbiamo il maestro di spessori Gabriele Albanese, direttore artistico del festival e maestro di pipita, tra le altre cose, vi dicevo. Niente maestro, va. Niente di pipita e basta. Poi abbiamo Antonio. E poi abbiamo Antonino Raso, che è l'ufficio stampa, l'incarnazione dell'ufficio stampa, no, Tradizionando il Tro Festival, e nonché un amico dell'edicola di Pinuccio, lo avete già visto impegnato nei nostri servizi in passato. Cominciamo subito con Antonella. Chi è Tradizionando? Chi sono i ragazzi di Tradizionando? Diciamo che Tradizionando è una esperienza musicale e culturale organizzata dall'associazione Lato 2, che appunto è un gruppo di giovani cittannovesi in collaborazione con il comune di Cittanova, che appunto, come dicevi tu, cerca di organizzare in un'ottica di contaminazione questo festival, abbracciando tutti quelli che sono poi le tradizioni, dalla cucina alle escursioni, ai seminari di strumenti musicali e di danze popolari. Importante sottolineare come l'associazione Lato 2 appunto raggruppa numerosi ragazzi cittanovesi ed un'associazione no profit, quindi l'organizzazione è autofinanziato da sia contributi comunali, insomma, ma anche dalla partecipazione della popolazione tramite sponsorizzazioni e dal contributo molto forte dei ragazzi che collaborano alla realizzazione in termini proprio di aiuto pratico nella gestione durante le serate del festival. Perfetto, Lato 2 quindi è un'organizzazione che ha... Sì, è un'associazione culturale musicale che si occupa di organizzare non solo, vabbè, il Tradizionando, diciamo, l'evento più famoso e che ha un filo conduttore perché è arrivato alla 7ª edizione, quindi diciamo anche quello più rinomato, ma l'associazione poi si occupa di organizzare anche altri eventi, sempre nell'ambito culturale musicale, non solo, diciamo, occupandosi della tradizione durante tutto l'anno. Il presidente si chiama Giuseppe Guerrisi. Esatto. Vogliamo spendere qualche parola sul vostro presidente? Ma il presidente, direi, è sicuramente il perno di tutta l'associazione, perché è un vulcano di idee ed è un ragazzo che riesce comunque a coinvolgere tutti i ragazzi e a spingerci. Chiaramente la collaborazione poi non è solo, diciamo, il presidente, ma siamo tutti che appassionati contenti di stare insieme, di trascorrere anche un momento di aggregazione, quindi per rivalutare il territorio, soprattutto cittanovese, ma anche coinvolgendo le popolazioni vicine tramite anche le associazioni, diciamo. E... Come avete cominciato? Il Tradizionando è stato sempre ha avuto sempre questo successo di pubblico, è stato sempre così grande, così onnicomprensivo? No, diciamo che all'inizio siamo partiti un po' in maniera, diciamo, come tutte le esperienze, in modo incerto, cercando di tastare un po' il terreno, di capire su cosa volevamo muoverci. Sempre l'idea della musica è stata sempre quella, diciamo, che ha primeggiato, quindi cultura, musica, ci ha portato sempre a indirizzarci in questa strada. Chiaramente le prime edizioni eravamo tutti inesperti, non avevamo mai organizzato un festival o eventi, nessuno ha, diciamo, svolge questo tipo di professione, a parte, diciamo, il direttore artistico che si occupa
di musica, insomma, un musicista già da tanti anni. E quindi, strada facendo, diciamo, abbiamo acquisito delle professionalità e delle esperienze che ci hanno permesso di ingrandire il festival e portarlo quindi alla settima edizione, che comunque ha una rinomanza, diciamo, maggiore e anche più di spessore rispetto a quello, perché poi ci siamo orientati appunto sulle contaminazioni e quindi su sviluppare questo tipo di concetto tra la cultura e le tradizioni del nostro territorio in un'ottica di integrazione con culture e tradizioni del Mediterraneo e di altre parti della terra, insomma, del mondo. Dobbiamo parlare della direzione artistica adesso. Che cosa ci dice? Come è stata pensata? Cosa vi ispirate? Guarda, parliamo principalmente di quest'anno, però partendo da qualche anno fa. Quest'anno siamo al settimo anno, come settima edizione, però da 4 anni noi, diciamo, abbiamo iniziato a ragionare più in grande, perché prima ovviamente venivano gruppi, facevamo un gruppo a sera e di ogni regione differente, invece poi abbiamo cercato di uscire fuori, quindi abbiamo fatto Nourdi Infatti dal Marocco, un altro anno abbiamo fatto Badara Sek del Senegal, quindi parte Sud Sahara, un altro anno Baba Sissoko l'anno scorso, che lui è del Mali. Cosa molto importante, l'anno scorso abbiamo organizzato anche questi due pullman dove abbiamo preso le persone che è voluto venire al festival, diciamo, di San Ferdinando e di Rosarno, diciamo, e li abbiamo portati, questi immigrati al festival per ascoltare il concerto di Baba Sissoko. E lui stesso ci ha detto: non sapete che regalo grande gli avete fatto, perché loro vivono in una situazione un po' precaria e particolare. Quindi ragazzi della Tendopoli. Sì, sì, sì. Mm-hmm. Mi ha organizzato due pullman e li abbiamo portati. Infatti, tra l'altro, nel concorso fotografico ha vinto uno scatto dove c'è un ragazzo di questi in mezzo a tutta la folla che si diverte. Infatti, la foto di Michele Galluccio. Michele Galluccio. Michele è di Cinque Fronti, amico, no? Michele Gallone. No, di Cipollino. Di Cittanova, Michele Gallone. Mi sembra che è di Cittanova. Sì. Ah, di Cittanova, sì. Michele. Ah, pensavo fosse di Cinque Fronti. Lo salutiamo, gli mandiamo un saluto. Lo salutiamo. Un altro maestro di fotografia. Mi fanno cenno che mi devo sistemare il microfono, così più su. Mi sentite? Allora, in regia abbiamo Renato Gallo e alla camera abbiamo il bellissimo Gianluca Raso. E a proposito di bellissimo, parliamo del giornalista più amato della Calabria, Antonino Raso, del quotidiano della Calabria. Cos'è sta roba? Cosa stai dicendo? Il più gettonato dalle ragazze calabresi. E detto questo, possiamo, e non solo, conferma Antonella. E Antonino, ora che ti ho messo a tuo agio, cosa ci dici del tradizionale? Tu ti occupi della comunicazione, la risposta di pubblico ormai assodata dopo 7 anni. Avete riempito le piazze, avete riempito Cittanova per 7 anni. Come si comunica il tradizionando? Come arriva alla gente? Allora, guarda, il tradizionando è un prodotto, un format che l'associazione Lato 2 sperimenta in forma dinamica da 7 anni. Io arrivo in questa associazione praticamente 2 anni fa e decido di abbracciare questo percorso, che è anzitutto coinvolgente, però è anche formativo, ti insegna tanto. Allora, per comunicare un festival come questo, però per pensare un festival come questo, bisogna anzitutto introiettarlo, capirlo. Perché? Perché questo è un laboratorio dinamico. È un laboratorio dinamico che tu porti avanti, insieme ad altre persone, nel tempo, e ti rendi conto che quando cammini insieme agli altri, tu stai crescendo e stai facendo un percorso. E allora, questo è il primo punto. L'esperienza umana e l'aspetto sociale di un festival che Lato 2 produce, costruisce nel tempo e che, come dire, restituisce a se stesso. Questa è la parte, diciamo, dell'associazione. 70 persone, 80 persone, ragazzi, che si spendono per il territorio in questo laboratorio dinamico di esperienze, idee, di contenuti, per far crescere e per crescere insieme. Poi c'è l'aspetto culturale, diciamo, quello che poi si porta fuori. E quello è l'aspetto che quest'anno riguarderà
la cultura gypsy, l'anno scorso ha riguardato le contaminazioni mediterranee, noi quest'anno abbracciamo le periferie d'Europa, che è un argomento che dal punto di vista antropologico a nostro avviso ha un peso di grande rilevanza specifica. Cosa significa questo? Significa offrire a chi viene a Cittanova per il festival tradizionale non solo un palinsesto di musica tradizionale, ma vuol dire offrire sì un palinsesto di grande spessore culturale, e come spessore dicevamo, quindi abbiamo un direttore artistico che da questo punto di vista, non a caso, Gabriele Albanese è una figura che da questo punto di vista garantisce a questa associazione, lui è uno dei fondatori del Lato 2, se non vado errato, garantisce a questa associazione sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista della preparazione professionale questo tipo di garanzia, ovvero un palinsesto che riesce poi ad abbracciare la Spagna, la Romania, l'Olanda, cioè noi quest'anno abbiamo un palinsesto che obiettivamente abbraccia l'Europa, dalla Spagna, con Tonino Carotone la Spagna, Zuralia Orchestra in Balcani, Rares Moraresco, no? Un violinista zigano che incontrerà Lollo Meyer, che è dell'Olanda, insomma c'è un contenitore importante, però chi viene a Cittanova, ti dicevo, deve vivere questa esperienza insieme a noi, insieme a quei volontari che lavorano, e deve essere una condivisione a 360 gradi. Da questo punto di vista noi abbiamo pensato a un programma più corposo che parte la mattina. Io dicevo l'altra volta anche in un'altra occasione, lo ripeto anche adesso, e questo è un festival che si vive a 5 sensi e a 360 gradi. Noi partiamo la mattina con le escursioni sui sentieri di Spartaco, quindi sui sentieri della... sempre, Spartaco era un trace, dalla Tracia, quindi l'area era quella, diciamo alle spalle dei Balcani. E quindi il concetto di libertà, il concetto di voglia di riscossa, no? Di Spartaco, che combatté contro Marco Licinio Crasso tra il 71 e il 72 e 71 avanti Cristo, una battaglia importante sulle montagne dello Zomaro, e noi ripercorreremo quei sentieri. Poi però ci sono i seminari, ci sono le sagre, quindi l'aspetto culinario, c'è il concorso fotografico che diciamo allarga ancora il raggio, e poi c'è tutta un'altra serie di iniziative che ci consentiranno di offrire al fruitore, diciamo all'ospite che vorrà seguire il tradizionale, un programma completo che può, come dire, in un certo senso chiudere il cerchio attorno a un'esperienza che è complessiva. Quindi sociale, abbiamo visto gli autobus dei migranti di Rosarno, cultura e tradizione, storia con Spartaco, c'è fatto una lezioncina, Antonio, no, è indifferente. No. Sì, dimmi, perdonami, dimmi. No, la novità forse assoluta di quest'anno è che quest'anno si lavorerà c'è la prima giornata dell'impegno sociale, che può sembrare fuori tema rispetto al tradizionale. In realtà, secondo questa associazione, rientra pienamente in quelli che sono gli obiettivi, sia associativi sia del festival. Prima giornata dell'impegno sociale, a cui prenderà parte anche Don Pino De Masi con Libera, a cui prenderanno parte diverse associazioni del territorio, penso all'ACIPAC, penso alle parrocchie di Cittanova, penso ad altre associazioni come l'Associazione Santa Maria, penso a diverse realtà che vivono il territorio. E noi andremo a riqualificare una piazzetta che in passato ha significato molto per il nostro paese, oltre al fatto che è stata lì è stato piantato un albero in ricordo di una persona molto cara a questa associazione, che purtroppo diciamo è scomparsa, e lì andremo a, oltre a riqualificare, anche a mettere una pietra miliare, una pietra che intorno al 1500 andò persa, era una pietra su cui erano presenti le incisioni in alfabeto greco ed indicava le distanze tra il Ponion, Medma, Metauros e Locri. Questa pietra è andata persa e noi in quel senso di contributo fattivo e concreto e di intervento sul territorio vogliamo rimetterla lì. C'è Giuseppe Guerrisi, che è il presidente, che prima ne parlavate. Giuseppe è il motore, l'anima pulsante di questo progetto. Questa è una cosa importante. Lui stamattina non è venuto perché stamattina sta lavorando su alcuni aspetti, perché ti ripeto, questo è un fatto dinamico, si lavora continuamente, e Giuseppe questa mattina era impegnato, non saremmo stati tre, saremmo stati quattro a venirvi a trovare, e nel frattempo ci sono tante persone che stanno lavorando, e stanno lavorando anche su quella piazzetta già, perché poi su quella piazzetta verranno messe le mappe, perché poi ci sarà tutto un lavoro complessivo che però deve essere utile al paese, e questo penso che sia il concetto più importante.
Bello, bello. Diciamo che è molto attraente il vostro programma. Riesce ad arrivare senza... Ce la mettiamo tutta. Con lui è più facile, però non ce la mettiamo tutta. Proprio, invece c'è molta stima tra di voi, vedo. Ah, questa è una bella coppia. Antonella, parliamo invece dell'aspetto culinario che interessa al nostro camera Gianluca Rasso. Che cosa si mangia quest'anno? Che verrà a trovarci. Sì, verrà sicuramente. Che cosa si mangia? E diciamo che quest'anno abbiamo, come ogni anno, anche per una questione di cultura enogastronomica tradizionale, e a parte le altre attività, due serate, abbiamo deciso di fare due sagre. La prima sagra sarà il 17 agosto ed sarà la pietà da Pechino Avanti Furno, non so se l'avete mai... Avanti Furno cosa vuol dire? È perché è un tipo di diciamo, pane che si cuoce davanti il forno, ecco, una tipologia di cucina, ecco, una particolarità. Il nostro regista ci suggerisce... Ah, lo conosce, ci indica la pancetta. Poi il 18 avremo la sagra della cucina mediterranea, che non disconosco, diciamo, il menù, perché non... Vabbè, mi... Anche quello è dinamico. Perché siamo... Ci saranno molte cose. No, è già stato scelto. È stato già scelto. Il menù con il cuoco, che Andrea Franconieri, perché come dicevamo prima abbiamo cercato di coinvolgere molte persone, associazioni, cercando di fare... Ci sarà un solo cuoco e tanti aiutanti. Esatto. E cucinerà, diciamo, per tutti. Sì. Anche la sagra, quella della pittela. E anche questo a titolo volontario, attenzione. Esatto. Questo di volontariato, attenzione. Lui è il cuoco nonché il padrone del ristorante L'Amore. Diciamo, è un ragazzo... È un bravissimo cuoco. Straordinario, che ci ha voluto dare una mano in questo senso, entrando nello spirito del festival, che è quello proprio del volontariato. Ma anche Sorbara, che è quello... Assolutamente, voglio dire, c'è un circuito importante. Un altro sponsor che ci aiuta facendo la pittela. Da questo punto di vista. Ci organizza ad aiutare le sagre. Poi le sagre vengono gestite dai volontari, nel senso che sono sporzoniamo, quindi ci troverete anche lì a spammare il pubblico del tradizionale, che centinaia di persone. Guarda, il più, diciamo, è la preparazione. Serve un cuoco, una persona che, diciamoci la verità, che comanda, una testa, perché poi con 4-5 persone che lavorano, poi se è organizzato bene il lavoro si può fare, sì. Concorso fotografico? C'è il concorso fotografico nelle tre giornate, dove quest'anno c'è in premio una Canon D1100 emessa da Aveta, il fotografo Gaetano Aveta di Tario Nova, che ci aiuta come ogni anno. L'anno scorso, come ti avevo detto, ha vinto la foto Michele Galluccio. Quest'anno vedremo. Ma c'è un tema o...? Sì, il tema è diciamo, sono sempre degli scatti del festival, durante il festival ovviamente, con il tema che ha il tema del festival, che è quello, diciamo, il gypsy trip. Perfetto. E poi leggo invece il programma, il gemellaggio. Con il Festival delle Madonie di Petrarca, delle Madonie di Petrarca Sultana, provincia di Palermo. Questa è una cosa molto bella, che è uscita, diciamo, in modo abbastanza spontaneo, perché tra i vari movimenti musicali che abbiamo creato, quindi la musica balcanica, la musica spagnola, quindi si cercava di un po' abbracciare un po' tutto dal punto di vista musicale, diciamo un po' tutto dei gypsy. Mancava la musica manouche, che è una musica definita gypsy jazz, diciamo. La musica manouche che si è diffusa principalmente, diciamo, in Francia. E questo festival è un festival prettamente di musica manouche. Infatti Lollo Meyer, che verrà ad aprire il nostro concerto in quartetto, da loro sarà l'ospite principale, chiuderà il loro festival. Delle Madonie di Pietralia Sottana è un festival abbastanza, tra l'altro, conosciuto nel campo della musica, del festival manouche.
Abbiamo fatto questo gemellaggio, tra l'altro verrà anche il sindaco con il direttore artistico. E abbiamo fatto questo gemellaggio per creare proprio una sinergia tra i due festival. Loro, è anche per una questione ovviamente pubblicitaria che serve, loro pubblicizzano noi, sì. Noi pubblicizziamo loro, è già sui nostri manifesti. E penso che sia un fattore importante che deve avere un festival, cioè essere gemellato con altri festival, però deve avere veri gemellaggi, diciamo, non delle cose solo sulla carta. Infatti noi per questo abbiamo invitato anche il sindaco, perché ci teniamo molto a questa per cosa. Per potenziare quel concetto di rete di cui parlava prima, tra l'altro. Assolutamente. La nostra è una rete che... Innanzitutto è una rete fra ragazzi e ragazze, nel senso... giovani e meno giovani di questa associazione che decidono di mettere in rete le loro esperienze, la loro voglia, i loro progetti per poi esaudirli con tutti insieme. Questa penso che sia un'esperienza di grande valore. Ma poi è una rete che l'associazione Lato 2 fa insieme all'amministrazione comunale di Cittanova, che da 7 anni è collaboratore primario, perché il festival tradizionale lo fa l'associazione Lato 2 in collaborazione con l'amministrazione comunale, sempre molto attente tra l'altro alle esigenze e alle difficoltà che in questa fase poi si moltiplicano come San Gabriele, come Santorella. Questa è una fase, è loro meglio di me, sanno come si svolgono queste dinamiche, ma è una rete che va con le associazioni del territorio, così come il gemellaggio con il Festival Manucci. Questa è un'operazione di Gabriele, che quando io dicevo, non perché lui è un ragazzo che ha grandissima conoscenza di questo campo e riesce sempre a posizionare alcune cose che poi danno il significato complessivo anche molte volte ad un'operazione di tipo musicale. Cioè un festival come questo qui, come quello delle Madonie, gemellato con noi, apre nuovi scenari e soprattutto nuovi orizzonti per collaborazioni, non solo come tradizionando, perché lo dicevamo prima, l'associazione Lato 2 non è un'esperienza che si chiude lì col tradizionale, è un'esperienza complessiva di 365 giorni all'anno che si muove compatibilmente poi con la vita di ognuno, però è un'associazione che lavora, è un'associazione viva che vive il territorio e che cerca di dare un influsso positivo. Ma questo non lo puoi fare se non costruisci una rete, e noi quest'anno diamo con la giornata sociale e con tutta una serie di attività, diamo secondo me un buon esempio di rete. Molto bello. E poi ci sono ovviamente i convegni, l'unica cosa di cui ancora non abbiamo parlato, e i seminari, convegni e seminari. Antonella. Sì, vabbè, diciamo che i seminari, come accennavamo prima, riguardano sia strumenti musicali, cioè il seminario, diciamo... tradizionali, strumenti tradizionali. Sì, strumenti tradizionali, poi c'è quello della chitarra manouche che verrà tenuto da Bayer. Diciamo, abbiamo come ogni anno i seminari di lira calabrese, tamburello, organetto e danze del sud Italia, quindi pizzica, tarantella calabrese, tamburiata. Tenuti all'aperto? Tenuti all'aperto. E da altri. Quest'anno abbiamo, diciamo, visto che c'era questo chitarrista Lollo Meyer, io veramente volevo fare due giornate, quindi fare 17-18, fare un workshop di chitarra manouche, ma purtroppo lui non fa in tempo a arrivare, quindi abbiamo optato solo per il giorno che farà il festival, quindi farà un workshop il giorno del festival, il 18 pomeriggio, aperto a tutti i chitarristi e non anche gli appassionati che possono venire lì ad ascoltare gratuitamente. Convegni? Invece i convegni, diciamo, sul solco di quello che è il filo conduttore, diciamo, del tradizionale del festival di quest'anno, abbiamo dedicato 2 giorni su 3 del festival al seminari sui Rom, diciamo, sulla cultura Rom, sulle problematiche che questo tipo di popolazione va ad affrontare. Il primo giorno in particolare con la collaborazione dell'associazione Opera Nomadi di Reggio, che interverrà, il rappresentante interverrà all'interno del convegno, e poi l'ultima invece con il professore Giulio Soravia, anche questo un'idea di Gabriele Albanese, esatto, che ci parlerà invece dell'aspetto più antropologico del Rom. Invece nella giornata di mezzo il seminario sarà dedicato alle
insieme in collaborazione con l'associazione ACIPAC e con l'associazione libera di Don Pino De Masi, e si tratterà il tema della musica popolare e delle mafie, quindi lotta alle mafie anche attraverso, diciamo, la musica. Se mi posso inserire un secondo, io penso, allora, prima si parlava di, diciamo, delle risorse umane dell'associazione, quindi di Antonella, il grande contributo di Antonella, di Gabriele, del presidente Giuseppe, però non bisogna dimenticare che per esempio il concorso fotografico lo cura Manuele Morabito, c'è Cristian Raso, c'è Roberto Raso, c'è un adesso non, c'è Paola, insomma siamo tanti, va bene, che lavoriamo, e tra questi c'è Paola Raso, che è una giovane psicologa che introdurrà tutti e tre i convegni, e che in uno di questi convegni, molto probabilmente il primo, perché siamo ancora curando i dettagli, però molto probabilmente durante il primo convegno presenterà uno studio, un suo studio personale sulla famiglia Rom. Perché noi, sì, è vero, curiamo guardiamo alcune facce del prisma del mondo gypsy, del mondo Rom, poi non voglio fare confusione perché questo è un terreno molto scivoloso, no? Bisogna fare attenzione. Però la prima sera parleremo con Giacomo Marino di Opera Nomadi, e con Jacopo Rizzo, ex vice sindaco di Gioia Tauro, no? Che ha delle esperienze al riguardo. Parleremo di urbanizzazione e dinamica sociale, ovvero come l'urbanizzazione, come l'intervento urbanistico può poi influire su quelle che sono le dinamiche sociali e umane di alcune popolazioni, alloctone, che vengono da fuori. E la seconda sera questa stacco, ma non deve essere visto come se non ha un grande senso, perché le rivoluzioni si fanno cantando, e qua in ballo c'è una rivoluzione. Per quello che nel nostro piccolo noi pensiamo che qua ci sia una rivoluzione in corso, una piccola rivoluzione, ma che c'è? E cantando, perché questo festival nasce dalla musica, però poi coinvolge tante altre cose, le rivoluzioni poi sono complessive. E ci sarà Don Pino De Masi, ci sarà l'ACIPAC, probabilmente il presidente Gino Molina, poi ci saranno anche ogni sera, questo mi ero dimenticato di dirlo, ma ci saranno delle presenze dell'amministrazione comunale che comunque presenzerà ai convegni. L'ultima sera invece verrà il professore Giulio Solavia dell'Università di Bologna, che conosce molto bene le dinamiche dei Rom in Calabria. Lui mi parlava di una storia di oltre 400 anni in Calabria. Questo è un altro contatto che aveva curato Gabriele nei mesi scorsi. Poi io ho avuto il piacere di conoscerlo e di approfondire un attimino per delineare la cosa, perché la nostra cultura è influenzata potentemente da quella Rom. Ora io questo non so, ti dico la verità, non lo so e non credo che cioè, le comunità Rom sono sempre delle comunità molto che sono state, sì, sono, quindi ovviamente le comunità nomadi che ci sono in Calabria sono a sé stanti, quindi hanno il loro modo di parlare, si fonde poi con il dialetto del posto. Quindi gli zingari hanno una loro lingua che è fusa col dialetto del posto, è una cosa molto particolare, anche bella. Quindi sono loro che si fanno commissionare, diciamo, dalla cultura. Allora, il sincretismo non è mai unilaterale. Come la musica, d'altronde, no? La musica, la loro musica, loro suonano la tarantella, però quando suonano la tarantella, uno zingaro, è molto diversa da come viene suonata da una persona normale, perché loro la vivono in un altro modo. Tra l'altro, parlando con il professore Soravia, diceva i Rom sono arrivati in Calabria circa 400-500 anni fa, insieme alle comunità Arbresh, diceva, comunità albanesi che si trovano nel Cosentino, quindi sono proprio dei calabresi, diciamo, ora che parlano, però il loro dialetto però è Arbresh, albanese. Cioè loro, io quando vado a suonare nei paesi Arbresh, mi fa sempre piacere stare lì, ascoltare, cercare i bambini che
parlano pure in Abruzzo, perché è il loro dialetto, è normale, è una cosa normale, come nei paesi della punta della Calabria si parla il grecanico, no? Il greco, che è sempre un greco ovviamente fuso al dialetto del posto, alla lingua del posto, in questo caso il dialetto calabrese. Io penso, aggiungo solo una cosa, che non bisogna mai sottovalutare. Allora, la Calabria è piena di festival ed è una cosa bella. Ne parlavamo l'anno scorso in conferenza stampa con Mimmo Cavallaro. Qual è il valore dei festival in Calabria? Hanno un grandissimo valore i festival, perché sono dei contenitori ancora tutti da riempire per certi versi. Noi perché siamo il festival della contaminazione e delle contaminazioni? Perché noi crediamo fortemente che la cultura nostra, se voglia davvero rafforzarsi, uscirne vincente da questa fase, come dire, di grande trasformazione, di grande globalizzazione, no? O si contamina e si fa più forte, mi spiego, quindi trova gli anticorpi dentro se stessa per poter, no, rinascere, o altri, ecco, poi alla fine voglio dire, la musica tradizionale in questa fase è stato un esempio lampante di questo concetto. Contaminandosi, facendo entrare dentro altri stili, ma mantenendo però quell'anima, è tornata ad uno splendore che magari qualcuno qualche anno fa, prima del 2009-2010, forse nessuno si sarebbe aspettato. Ultima cosa, questo festival qui, secondo me, a differenza degli altri, e non è, può darsi che, io penso che sia una cosa positiva, però poi questo lo valuteranno, diciamo, gli osservatori o chi verrà, diciamo, quelle sere o quei giorni al tradizionato. Questo festival è vuole essere una metafora di questo territorio. Noi abbiamo forse la presunzione, ma questa è la nostra piccola ambizione. Se non ci siamo riusciti quest'anno, se non ci siamo riusciti l'anno scorso, speriamo di riuscirci nei prossimi anni. Questo festival vuole essere una metafora di questo territorio. E non bisogna mai guardare con leggerezza quelli che sono i sottotitoli, chiamiamoli così, che diamo sia al programma sia al sottoprogramma, quindi con tutti i capitoli divisi per area tematica, per la discussione. Non ci sono mai parole chiave, come qualcuno si potrebbe aspettare. Questa è l'era della de-semantizzazione delle parole. La nostra scelta è quella di fare un discorso inverso. Noi vogliamo fare tante cose, abbiamo la grande ambizione di volerle fare, però vogliamo farle in maniera magari un pochettino più, non dico silenziosa perché non è silenziosa, però in maniera un pochettino, diciamo, più seria per certi versi. È una grande operazione sociale il tradizionando, una grande operazione sociale consentita dalla comunità di Cittanova. Il fatto complessivo è che c'è la comunità di Cittanova che sostiene questi ragazzi, che sostiene 70 ragazzi, le spinge da sotto, perché tu ti senti al centro dell'attenzione in quei giorni, in questa fase, perché c'è un'intera comunità, c'è un intero territorio che ti sostiene e ti dice vai avanti, fallo perché è importante, continua a farlo perché è importante anche in una fase di crisi economica come questa. Ci sono aziende, ci sono imprese, ci sono sia privati, c'è il pubblico che ci aiuta. E questa è una cosa importante, perché evidentemente, anche se forse noi non utilizziamo quelle parole che sono utilizzate da tutti, però forse il concetto è passato ancora più forte, a maggior ragione. Ecco, questo secondo me è un aspetto del tradizionando su cui invito a riflettere tutti. Vabbè, appassionato, sì, Antonino, appassionato. Portavoce c'è dentro. È lui che dell'associazione. Gabriele Capisa. Ad ogni modo siamo in chiusura e ora chiudiamo con un invito a venire al tradizionale. Non bastava lui come invito? Sì, anche tu e Antonino, venite a vedere Antonino, sono un altro bell'uomo. E il maestro di spessore, la bellissima Antonella. E mi diceva il regista fuori campo, se volete che possiamo fare una piccola sinergia con le edicole Minuccio, vi curiamo una diretta uno dei giorni del festival. Mandiamo un concerto in diretta o un'iniziativa sul diretto web, sì, per organizzare. Sì, sì. Questa vediamo di si può tranquillamente discutere, non ci sono problemi. Per noi non so se ci sono problemi, voglio dire, di esclusive su qualcuno. Sì, perché abbiamo Video Calabria che fa le riprese, però non penso che ci siano. Noi siamo sul web, però loro credo siano sulla. Vediamo, penso che si possa discutere. Per noi sarebbe un piacere.
un onore e un piacere, ci mancherebbe altro. Se ci sono le condizioni, perché no? L'avete appassionato, lui vuole venire alla saga della Pittelle. La diretta di lui. Ovviamente, ovviamente sarete ospite dell'associazione okay, lato 2 perché paga Gabriele, non ce l'ho. Benissimo, allora l'invito ai nostri amici a casa. Perché devono venire al tradizionando? 16, 17, 18 agosto. Perché è una bella esperienza, come diceva Tonino, a 360 gradi, che coinvolge tutti i sensi e tutti i giorni. Tutto il giorno per 3 giorni. Ci vediamo allora il 16, 17 e 18 agosto a Cittanova. Grazie a voi. Grazie. E a presto.
possessero una vita a rubare a sta tia. Zitto, zitto, ti occhi a pallò, io mi strupora, vincenza santa por, carrai l'odore. Ah, ah, la donna e un bambino si salvata. Ah, ah, la manna boccerella non ce la sa. Ah, vignolo tu cattivo da rapiste. Ah, ah, la porta rai, la mano di Gesù Cristo. Buonasera a tutti!